Buonasera a tutti, spero si senta. Allora, innanzitutto benvenuti a questo evento, now, oggi, adesso. Innanzitutto le presentazioni, partirei dall'autrice, alla Ilenia Di Martino, 16 anni, studentessa al terzo anno, liceo Ruggero VII, liceo classico Ruggero VII di Caltanisserta. Salvo Barbagallo, giornalista, scrittore, direttore La Voce dell'Isola, già direttore di tutta una serie di giornali, non sto a elencarli anche perché non li ricordo tutti, quindi now, se volessimo parlare di questo libro, dovremmo, lo abbiamo inserito nella categoria fantasy, ma esattamente non è un fantasy, è una metafora, ma di questo ne parleremo subito dopo. Intanto passo la parola a Salvo Barbagallo, che ha fatto la prima recensione del libro. Non vado a ruota libera, ma vi anticipo, come anteprima, la prefazione al libro di Ilenia della terza edizione, perché siamo già alla seconda edizione che si sta esaurendo e quindi ci prepariamo per i primi del prossimo anno a stampare la terza edizione. Quindi vi anticipo la prefazione alla terza edizione e la leggo evidentemente perché a memoria non me lo ricordo. Con riluttanza e quasi con fastidio, due anni addietro accettai di leggere questo libro dal titolo emblematico Now. Non mi venne detto il nome dell'autore e non comprendevo il motivo della forte sollecitazione a leggerlo, quasi con fastidio. A conclusione della lettura mi venne chiesto il mio parere. Era un parere positivo per una serie di motivi, a partire dal contenuto per giungere alla costruzione, diciamo così, tecnica del libro. Solo allora mi venne spiegato che Now era stato scritto da una ragazza di 13 anni. Quando ha scritto questo libro, Ilenia aveva 13 anni. Da non crederci, eppure era vero. L'autrice di Now è Ilenia Di Martino, seduta qua. Una sorpresa. Ora a 16 anni sta per completare gli studi classici al liceo di Caltanissetta. Avrete modo ora di sentire da lei come è iniziato il suo iter di scrittrice e non solo, cioè non solo scrittrice. Due anni dietro scrisse la prefazione a questo primo libro di Ilenia, ma a distanza di tempo vale la pena sottolineare alcuni aspetti di questa opera prima di Ilenia che alla prima lettura magari sfuggono, o magari leggendolo più approfonditamente oggi come oggi inducono ad altre considerazioni e a qualche riflessione che si lega magari all'attualità che noi viviamo. Now è un fantasy. E allora vediamo cos'è il fantasy. È un termine, l'ho preso questo dai dizionari, mutuato dalla lingua inglese, un genere letterario sviluppatosi tra il XIX e il XX secolo, i cui elementi dominanti sono il mito, il soprannaturale, l'allegoria, la metafora, il simbolo e il surreale.
E in questo filone si entrano quelle storie di letteratura dove gli elementi fantastici non vengono spiegati in maniera scientifica. Un genere dunque diverso dalla letteratura di fantascienza che in un modo o in un altro può ritrovare una base nella scienza. Riferiamoci in termini di normalità e riferiamoci al significato del termine in italiano, fantasia. L'etimologia della parola fantasia si ricollega al latino e prima ancora al greco. È uguale come apparizione, manifestazione, mostrare. Pertanto la parola fantasia implica la facoltà della mente di rappresentarsi, di mostrare, di fare apparire a se stessa in piena libertà fatti e storie a prescindere se siano reali o credibili. Dunque la capacità della mente di inventare situazioni e figure che non si danno nella realtà o di elaborare quelle reali. E qui occorre fare una distinzione. La fantasia non è l'immaginazione. Spesso si tende a unificare i due termini. L'immaginazione è cosa ben diversa, che porta alla sfera di ipotesi che si vorrebbe realizzare. Elena è una ragazza dei tempi nostri, non può ricondurre la sua esistenza ad esperienze di un passato che non conosce e forse non comprenderebbe. Ci riferiamo per esempio, probabilmente non edificante esempio, ai giovani che hanno vissuto il 68, quando la parola d'ordine era l'immaginazione al potere, innamorati all'epoca della filosofia di Marcuse, convinti di poter cambiare il mondo, convinti di trasformare la società come opera d'arte, una società più autentica, veramente libera, dominata dall'immaginazione, dall'arte come dimensione fondamentale di ogni forma di convivenza. Immaginazione che configura una realtà vagheggiata che non può trovare rispondenza nella realtà stessa. Riferiamoci, mi riferisco a chi è forse più anziano, alle parole di un cantante, un John Lennon, che cosa diceva nella sua canzone Immagina che non ci sia alcuna nazione, niente per cui uccidere o morire, e anche nessuna religione. Immagina tutte le persone vivere la vita in pace. Immagina, non è la fantasia. L'immaginazione va oltre l'utopia e resta solo immaginazione. La fantasia può condurre ad altro. E la fantasia è tutt'altro, e lo mostra in Enea con questo Nao, dove crea sì un mondo diverso, ma dove il bianco e il nero esistono e si incontrano e si scontrano, ma in un mondo dove si ritrova la realtà di ogni giorno che non può essere disconosciuta. Ed è lei stessa che lo dimostra nel suo libro. Ecco perché dico, ci sono risvolti che vanno compresi. Il discorso di Lene a noi è apparso sempre chiaro, nessuna ombra né equivoco. E dal suo libro intendo stracciare solo una frase perché a mio avviso è abbastanza significativa. Cosa dice Lenia? Voglio essere un adolescente che ha una vita monotona, le cuffie nelle orecchie e la borsa sempre a spalla. Voglio che i miei unici problemi siano i vestiti e i ragazzi. Voglio che le mie delusioni siano i brutti voti
o l'amore non corrisposto. Voglio una vita vera dove non si deve sempre rischiare la vita e camminare a testa bassa per nascondersi. Non voglio essere qualcuno di importante. Non voglio che la gente muoia per colpa mia, né tantomeno che si ammazzino a vicenda. E qua, a mio avviso, perché poi ognuno interpreta il libro col suo modo di vedere, cosa dice Irene? Voglio una vita dove le regole possono essere cambiate. E non ce l'ho, è tutto qua. E adesso vado un po' a braccio, perché questa è un'anticipazione della traduzione che probabilmente troverete cambiata nel prossimo libro. Probabilmente. Le regole. Non ci sono più regole oggi, e l'abbiamo visto. Ma a questi giovani è dato il futuro. E allora non con l'immaginazione, cioè con una cosa che si vuole realizzata e che poi non si può realizzare per mille e mille motivi. Con la fantasia. Con la fantasia manderebbe i piedi a terra. E chi non ha fantasia, forse chi è più anziano non ne ha più, ma i giovani ancora ce l'hanno. Ed è questa la vera forza, a mio avviso, di Ilenia. Il libro ha letto e riletto. Io per ora non avrei altro da aggiungere. Perché? E invece no, ho pensato così, perché fondamentalmente alla fine siamo comunque un gruppo di sognatori, e se le regole devono essere cambiate, cambiamo pure questa di regola. Dico qualcosina a proposito del libro, non mi piace fare anticipazioni sul libro, anche perché, voglio dire, memoria di un fatto di cronaca di appena un mese fa, quando un ricercatore al Polo Nord, se ricordo bene, ha ucciso il collega perché gli rivelava i libri che stava leggendo. Francamente non vorrei rischiare la stessa cosa, quindi chi vuole poi troverà tutto quello che vorrà leggendolo, e darà la sua interpretazione, perché comunque è un libro che si apre a parecchie interpretazioni. Ecco perché fantasy, ma nemmeno tanto fantasy, più che fantasy forse è metafora della vita. Della vita di tutti e della vita dei giovani in particolare. Ma in realtà, quando si decise di pubblicare, io ricordo perfettamente, feci una domanda a Ilenia, perché alcune frasi secondo me non erano proprio adatte a ragazzi da 15 anni eccetera. Ho detto: ma il tuo target qual è? Pensavo, dico, ora mi chiede che vuoi dire. No, mi rispose subito: ma innanzitutto 30-40 anni, poi anche i ragazzi. Va. Ok. Un applauso alla risposta. Avere le idee chiare è sempre importante nella vita. Vi parlo di una cosa che non compare nel libro. E fra l'altro faccio un'anticipazione su un possibile altro lavoro futuro di Ilenia. Un mini racconto che ha scritto, per ora non è pubblicato, siamo in pochi ad avere l'onore di averlo letto. È una storia, anche qui non la racconto, ma che alla fine chi la legge per come va letta dice: e beh, è una storia di vita, no? È una storia di vita che si conclude con la morte del coprotagonista, o per l'esattezza con quello che succede dopo la morte del coprotagonista, ricordando che tutti focalizziamo sull'evento maggiormente puntato dai mass media la nostra attenzione. Quindi, se tutti sappiamo, ci si dice 11 settembre 2001, per noi i morti sono quelli delle Torri Gemelle, ma quel giorno
sono morti altri militari, anche americani, in missioni all'estero. Nessuno li ricorda. Così, di getto, in 7 pagine, le ha ricordate lei. Non racconto, ripeto, la storia. Non voglio nemmeno rischiare di andare fuori tema. Beh, così possiamo dire. C'è un'altra persona che conosce molto bene Ilenia. Io avrei preferito fosse seduta qui, ma per una questione di modestia, per mille motivi, ha preferito sedersi invece fra voi. Se dovessi dire tutto il curriculum di questa persona, penso che praticamente stiamo qui fino a domattina. Ho preso, lo dico con franchezza, un paio d'appunti. Innanzitutto un libero professionista di Catania, medico, specialista in odontostomatologia, specialista in ortognatodonzia, ha svolto varie attività in campo professionale e in campo sociale. Docente a contratto presso la scuola di specializzazione in ortognatodonzia dell'Università di Milano, socio di diverse associazioni scientifiche nazionali e internazionali, tra cui l'European Association of Gnatology, giusto? Sull'inglese non sono molto ferrato, l'Associazione Odontoiatrica Italo-Svizzero degli Amici di Brugg, la Società Italiana di Ortodonzia, presidente dell'Associazione Italiana di Gnatologia, e durante la presidenza ha anche organizzato 2 congressi internazionali e 2 congressi nazionali, presidente dei sindacati, presidente dei Lions, Lions Catania Nord se non erro, ha vari hobby, sicuramente l'hobby che ha curato oltre la medicina, oltre la libera professione che è stato il suo primo amore, è la cultura. Ecco perché praticamente è stata una delle prime persone di riferimento quando io stesso mi chiedevo se era il caso di sottoporre all'attenzione di Salvo Barbagallo questo libro, e gliene parlai senza farlo leggere perché non, ma lui è anche un convinto sostenitore di giovani come lo siamo noi, e quindi questo mi ha dato poi la spinta di darlo a Salvo, non dicendo né l'età né il nome dell'autrice, senza anticipare nulla, per una valutazione un po' più obiettiva. A questo punto lo chiamo, almeno deve venire qua. E si siede qua. E si siede qua. Sogno di accettare. Allora. Microfono? No, grazie. Va bene, infatti comunque c'è una buona acustica, quindi. Buonasera a tutti, innanzitutto. Mi ha evitato la premessa che volevo fare, perché ed era quella che sono stato uno dei primi ad avere sapere che Ilenia, che di persona ho conosciuto soltanto stasera, non ci eravamo mai incontrati prima, io ho seguito tutto l'iter del tuo libro, ho visto le registrazioni delle presentazioni, quindi t'ho seguito, ma per una serie di motivi non prevalentemente di salute non sono mai potuto stare presente se non stasera, e sono qui con molto piacere. Sapevo anche questa storia di questo tuo racconto, era sottutta, perché alcune cose di noi ovviamente la sottutta, quindi questo ti dice con quanta interesse e attenzione ti ho seguito. Allora, a me piace leggere. Ho 6 nipoti giovani, li cerco di seguire per quanto posso, il più possibile, perché è di stare con loro, di chiacchierare con loro, di parlare con loro, conoscere i loro problemi. Per cui praticamente quando ho saputo di questa ragazza di 13 anni che aveva scritto un libro, mi sono interessato e ho cercato di seguire. Poi mi sono fatto portare il libro da Luigi e lo stavo leggendo.
da premettere che per una serie di motivi io da un po' di tempo a questa parte non lavoro più e sto quasi sempre in casa, tranne per motivi particolari che devo sbrigare delle cose. Quindi passo il mio tempo tra il mio studio privato dove c'è il computer e il soggiorno dove c'ho una poltrona fantastica, vicino a un tavolinetto dove tengo tutti i miei libri e sto lì a leggere o dall'altra parte a scrivere. Ogni tanto in questa poltrona io mi distendo, poggio le spalle, poggio la testa e chiudo gli occhi, do briglia sciolta alla mia mente, ai miei pensieri praticamente, poi dopo riprendo praticamente. Mentre leggevo questo libro, avevo superato la metà, il libro mi ha spinto a fare delle riflessioni e le ho rielaborate nella mia mente. Poi ho pensato, no, le devo mettere per iscritto, altrimenti poi mi sfuggono, perché sfuggono. Mi sono alzato e me ne sono andato al computer. Le ho scritte. Quando ho finito di scrivere, disse, no, non basta. Le ho adattate a lettera, le ho consegnate a Luigi perché le recapitasse a Ilenia, di cui io appunto seguivo tutto il suo itinerario, ma ancora non conoscevo. E io avrei il piacere questa sera di leggervi quello che allora ho scritto e che ho mandato a Ilenia. Ho cominciato così. Carissima nipotina adottiva, comincio col chiederti immediatamente scusa se dati i miei 82 anni compiuti mi prendo due libertà. La prima è quella di darti del tu senza averti ancora incontrato e la seconda è quella di chiamarti con il vezzeggiativo, ma in effetti è un diminutivo di nipotina, di assimilarti ai miei sei nipoti. Forse non sai che tra me e Luigi esiste una cordiale amicizia e ci incontriamo spesso. E poiché dopo il lavoro spesso ci fermiamo a chiacchierare, io sono stato una delle prime persone a venire a conoscenza del fatto che c'era una ragazza di 13 anni che aveva scritto un libro, che il mio amico Salvo Barbagallo aveva deciso di pubblicare. Volevo essere presente alla presentazione del tuo libro, ma motivi di salute me lo hanno impedito. Così ora, a distanza di tempo, ho chiesto a Luigi la cortesia di portarmelo per poterlo leggere. Sono rimasto veramente colpito. Colpito dalla tua fantasia. L'ho detto anche il dottore Barbagallo. Gli aggettivi che a mio avviso più si adattano per definire la tua fantasia sono tumultuosa e impetuosa. Ti spiego immediatamente perché uso questi due aggettivi. Leggere il tuo libro mi fa tornare alla mente le corse a cavallo che più o meno quando avevo la tua età odierna facevo nelle campagne di mio nonno. Partivo al galoppo, percorrevo un tratto di campagna o di strada e poi sostavo. Sostavo per riprendere fiato e poi ripartivo. E poi ancora sostavo per riprendere fiato e ancora ripartivo e poi sostavo. Nello stesso modo si è svolta la mia lettura del tuo libro. Leggevo 4 o 5 pagine tutte d'un fiato, poi chiudevo il libro, mettevo il mio segnalibro rosso e chiudevo gli occhi per assimilare con calma quello che avevo letto. Il ritmo del tuo racconto galoppa troppo veloce per la mia mente. Mi viene difficile tenere il tuo passo, seguire il ritmo della tua fantasia. Il ritmo del tuo racconto galoppa troppo veloce. Io penso che un libro viene letto per uno o più di uno di questi quattro motivi: conoscere i fatti narrati, dilettarsi durante la lettura per lo stile usato dallo scrittore,
riflettere sui messaggi che l'autore spesso mette nel suo scritto e poi entrare nella mente dello scrittore per comprendere la sua personalità. Non tutti, forse, nella lettura di un libro sono spinti da tutte e quattro queste motivazioni. Ma quando un libro per me è interessante, sono tutti e quattro questi motivi che mi coinvolgono nella lettura e lo fanno in ordine crescente dal primo al quarto. I fatti narrati. La mia conoscenza su questo argomento era molto superficiale, su quello che era. Per cui li ho seguiti con estremo interesse i fatti. Mi sono reso conto dai dettagli e dalla minuziosità del tuo racconto che hai letto moltissimo su questo argomento. E mi fa piacere che una ragazzina della tua età possa vantare una cultura così profonda. Qualcuno potrebbe obiettare che, data la tua età, allora avevi 13 anni, ma avevi letto sicuramente già prima per scrivere dopo, sarebbe stato più opportuno che ti rivolgessi la tua curiosità verso altri campi, e qui sottintendo quelli della scuola, che non penso però che abbia tu trascurato. Ma io non sono assolutamente d'accordo. Tutti siamo diversi l'uno dall'altro, ed è assolutamente giusto che ciascuno di noi rivolga i propri passi verso mete più le mete che più gradisce e che più gli interessano. Per me la cosa meravigliosa è che tu abbia la curiosità di conoscere, la curiosità di scoprire, la curiosità del sapere. Brava, ho scritto, continua così. Secondo punto, lo stile dello scrittore. È necessario che chi legge abbia sempre presente che si tratta del primo libro di una ragazzina di 13 anni. Lo stile non può essere quello di una persona adulta. Ed ha fatto bene l'editore a lasciare il tuo libro intatto così come lo hai scritto, senza correggere qualche errore di battitura presente. Col tempo modificherai tu il tuo stile. Perché uso il termine modificare? Perché tutti nel tempo cambiamo. Cambiamo nel corpo, cambiamo nella mente, cambiamo nella maniera di agire, cambiamo nella maniera di pensare. In pratica ci modifichiamo. Tra parentesi, meglio o in peggio, non lo so. Ma tornando allo stile, Mi ha colpito la tua maniera di descrivere le persone. La minuziosità dei dettagli denota un profondo spirito di osservazione. E ho notato pure l'evoluzione di questo stile, che parte all'inizio con frasi brevi e molto incisive, a cui fanno seguito verso la fine del libro frasi più lunghe e più articolate. Complimenti. I messaggi dell'autore. Non tutti gli scrittori mettono dei messaggi nei loro scritti, e tantomeno c'era da aspettarselo che lo facesse una ragazza di 13 anni. Ma io ne ho trovati, uno l'ha già menzionato il dottore Barbagallo, ma io ne ho trovato anche un altro, e lo cito perché mi è piaciuto molto. Capitano sempre per caso, quando meno te lo aspetti. Sei solamente una ragazza, è il discorso che non mi ricordo chi glielo fa, forse il papà, non mi ricordo, va bene. Lo capisco e so che ti stanno affidando dei compiti troppo pesanti per te, ma tu puoi farcela. La situazione è difficile, le affrontano le persone forti. E per forti non intendo atletiche o muscolose, sto parlando di quelle persone che si alzano la mattina con l'adrenalina nel corpo, con tutto che la sera prima stavano crollando di nuovo. Parlo di quelle persone che, anche se tormentate da un fantasma del passato, continuano la loro vita a testa alta, perché è questo che ti insegna la vita,
troverai sempre degli ostacoli da superare o dei monti da scalare, ma sei destinata ad arrivare in alto. Sono rimasta a bocca aperta. Sono rimasta a bocca aperta. A 13 anni scrivere queste cose. Sono rimasta a bocca aperta. Non mi sarei mai aspettato pensieri simili da una ragazza come di 13 anni. Non ho parole per esprimere il mio pensiero come vorrei. Entrare nella mente dello scrittore nel quarto punto. Cercare di scoprire dal suo scritto la sua personalità non è una motivazione che alberga nella mente di molte persone. Forse ci vuole una mente contorta come la mia. Sicuramente è necessario avere il pallino della psicologia, dello strizzacervelli. La lettura di questo tuo libro non è sufficiente perché io possa trarre delle conclusioni certe. E Salvo Barbagallo ha detto che non solo andrebbe letto, ma anche riletto. Come ho già detto all'inizio della mia lettura, il tuo è uno stile tumultuoso, che esprime una personalità e una fantasia tumultuosa, così come si riscontra talvolta nei giovani. Ma nel tuo libro io vedo anche il frutto di esperienze vissute. Certo dovrei rileggerlo e approfondirlo, oltre a conoscerti di persona per verificare le mie idee. Ma certamente sei una ragazza molto complessa. Questo ti ha scritto il tuo nonnino adottivo. A questo punto, ma forse l'ora è troppo basso, vabbè, andiamo. A questo punto, sì, toccherebbe passare la parola a Ilenia con una semplicissima premessa, che mi viene da una discussione fatta poc'anzi prima di iniziare. È vero. Ilenia è, non dico un caso unico, ma certamente un caso raro. È altrettanto vero che probabilmente a tanti altri ragazzi viene negata la possibilità di conoscere certi strumenti. Dico solo una cosa: come iniziò Ilenia a scrivere il libro? Con l'intenzione di pubblicarlo? Manco per idea, non aveva manco idea. Si è iscritta su una piattaforma online, Wattpad, dove tanti ragazzi e non si iscrivono per pubblicare i loro racconti. È una sorta di blog, però a differenza del blog dove si interviene con piccoli interventi quotidiani, qui si pubblicano libri. Qualcuno vale la pena leggerlo, qualcuno può piacere o non piacere, poi probabilmente tutto vale la pena leggere. Chiaramente poi non tutto però può piacere. Quindi la prima valutazione fu sull'indicazione: ah, ma guarda cosa scrive Ilenia su questo, su questa piattaforma. L'ho letto e lì disse: perché non me lo dai stampato e vediamo un attimino? Ovviamente in bozza. Era un libro, era a tutti gli effetti un libro. Anzi, per l'esattezza, era a tutti gli effetti questo libro. È una piccola citazione, una persona che non c'è, l'autrice della copertina, Dalia Di Prima, altra ragazza poco più grande, 2 anni più grande, che è una, secondo me, bravissima pittrice, anche lei con tante altre caratteristiche. Voglio dire, proprio in questi giorni c'è la polemica per i fatti tristi della discoteca vicino Ancona. Ragazzi, però attenzione, non sono soltanto sfere e basta o soltanto quel tipo. C'è anche quello, ma probabilmente se tanti ragazzi trovano solo quello è perché c'è un'ampia parte del mondo adulto che non gli propone l'alternativa. Perché loro, quando c'è l'alternativa, se la gradiscono, la prendono subito, nella pittura, nella musica,
nella scrittura. A questo punto credo proprio che sia il caso di far parlare Ilenia, che da piccola era taciturna, ma ora molto meno. Allora, io intanto inizio con ringraziare Luigi, con ringraziare il dottor Salvo Barbagallo e il mio nonnino adottivo Vincenzo Caterella per le bellissime parole. Allora, io inizio dicendo che non mi aspettavo assolutamente tutto questo successo, se così lo possiamo chiamare, e non mi aspettavo neanche di vedere il mio nome sul libro, su una copertina. Allora, io questo libro, anzi questo racconto, meglio definirlo, andiamo alle origini, questo racconto io l'ho scritto a 13 anni, durante le vacanze estive che ho fatto con i miei genitori e la mia sorella, la mia famiglia. Sarà stato forse, non lo so, il mare, sarà stato l'aria della vacanza, non saprei. Io ho iniziato a scrivere questo racconto, dal nulla. Ho iniziato a scrivere fin quando una mia amica ha letto il primo capitolo e mi ha detto: perché io conosco, guarda, questa piattaforma, Wattpad, ci sono molti ragazzi che scrivono, metti il primo capitolo così anche per vedere cosa succede. Dopo vari pensieri e ripensamenti, ho detto: va bene, lo metto. L'ho messo, ho ricevuto subito le prime visualizzazioni, i primi commenti, e grazie comunque alle visualizzazioni, ai commenti, ho continuato a scrivere fin quando a un certo punto Luigi mi ha contattata e mi ha detto: guarda, è un racconto interessante, mi mancavano gli ultimi capitoli da aggiungere su Wattpad. Mi ha detto: non li aggiungere, scrivi tutto su Word, li stampi e li vediamo insieme. Io non sapevo perché volesse vederli. Ho detto: vabbè, lo facciamo. Li ho fatti vedere, li abbiamo letti insieme più di una volta, fin quando lui mi ha detto: io ti propongo, lo pubblichiamo e vediamo che succede. E io da per là ho detto: vabbè, starà scherzando, non lo so, perché una ragazza di 18 anni che si sente dire ti pubblichiamo questa storia, un libro, un po', non lo so. Fin quando io comunque ho lasciato fare, tutto va bene, vediamo che succede. Fin quando, non mi posso dimenticare la data, il 1 novembre del 2017, e non è stata una data casuale, apro, apro un pacco e trovo due libri, questi libri, Ilenia di Martino. No, lo guardo e dico: ma è il mio libro? Sì, è il tuo libro. Era stata casuale la scelta del 1 novembre, perché il libro io, appena l'ho scritto, l'ho voluto dedicare a una persona che adesso non c'è più, però è come se fosse comunque sempre presente nelle mie giornate. E ho scritto a mio nonno, il quale mi ha sempre sostenuta: spero che ti piaccia, Ilenia. Io penso e sono convinta che fin da bambini, oltre all'aiuto della madre e del padre, magari anche dei cuginetti, degli zii, ci sia soprattutto l'aiuto dei nonni. E secondo me, nonostante mio nonno se ne sia andato quando io avevo solamente 7-8 anni, mi ha dato molto e mi ha insegnato tantissimo in 7-8 anni. E penso che ognuno di noi, indipendentemente dall'età, ovvero dall'età in cui i nonni se ne siano andati, hanno sempre avuto un insegnamento importante da parte dei nonni, del nonno e della nonna. In questo caso io mi sono sentita quasi in dovere di dedicare questo libro a mio nonno, perché nonostante la mia tenera età, ricordo che era mio nonno quello che magari diceva: leggiamo qualche cosa insieme, dai, facciamo qualche cosa insieme. Quindi penso che sia stato anche lui un po' inconsapevolmente a spingermi a questo mondo, quindi devo tanto anche a lui, oltre ovviamente alla mia famiglia, alle due persone che sono qui accanto, e anche a tutte le persone che hanno letto il mio libro, perché hanno sempre comunque avuto fiducia nei miei confronti. E quindi sono onorata e felice di essere qui oggi. Grazie. E anche emoziona, tranne quando parla del nonno. E torna. Esatto.
Dicevamo quindi, now è un po' una metafora, sotto una veste fantastica di, fatta anche di licantropi, di persone che si trasformano, ci sono tutti i timori, intanto degli adolescenti, di quando si passa da quella fase, si lascia, non si è più bambini, non si è nemmeno adulti, ed è certamente una fase sempre critica. Ci sono tutti quei dubbi e ci sono quelle certezze che sotto sotto ci sono, ma apparentemente non ci sono più, cioè che sembrano sgretolarsi. Spesso il cambio anche a scuola è visto, è vissuto quasi come un abbandono. È tipico, finisce un ciclo scolastico, ah ma tanto non ci perderemo, due mesi dopo te ricordi neanche più, salvo poi ritrovarsi 50 anni dopo su Facebook, vabbè, ma questo poi sono i trucchi dell'era moderna. Quindi now in realtà sotto la voce, la descrizione dei licantropi, descrive tutte queste paure e anche quel timore della persona forte che si vorrebbe accanto e che in realtà non si vede accanto, addirittura se anche la conosciamo sembra che abbia tradito le nostre aspettative, ci ha delusi, invece poi ci si rende conto che quella persona c'è sempre, però ragionevolmente a un certo punto deve dare spazio per favorire la crescita e quindi c'è a distanza, ci può contare lo stesso, ma questo lo vedi forse nell'ultimo capitolo, dico forse perché in realtà l'ultimo capitolo non chiude la storia, non è solo Now, è pure Tomorrow, diciamoci la verità, è fatta apposta da lei. Attenzione, perché bene ha detto il dottore Cantarella, e quale fra le altre specializzazioni credo non ce l'abbia, ma meriterebbe, dovrebbe avere anche psicologia clinica, in realtà è assolutamente vero, quello che traspare è una parte e c'è tanto altro da scoprire. E come diceva invece il dottore Barbagallo, salvo Barbagallo, va letto una prima volta, va riletto, che è quello che poi fece, per quanti dovessero aver visto gli 8 minuti che ho messo di video della professoressa Marisa Sedita Migliore, che curò la presentazione a Canicattì. La professoressa Marisa Sedita Migliore è una delle istituzioni culturali a Caltanissetta, presidente della società, della sezione nissena della società Dante Alighieri, docente eccetera, e lei lo dice nel video, l'ho riletto e ne ha fatto una bella, poi ne ha tirato fuori una bella discussione, una bella disamina del libro, perché una prima lettura inquadra la storia, una seconda lettura inquadra quelle frasi nascoste, quei messaggi. Io che per mandarlo in stampa, ovviamente l'ho letto qualche volta in più, giusto 6, perché poi purtroppo il vizio di essere un attimo perfezionista, non arrivo a concludere metà delle cose che vorrei fare, perché su ogni cosa ci perdo un male di tempo. Posso dire che di messaggi nascosti ce ne sono almeno 5-6, ma anche di più. Qualcuno è rivolto proprio ai ragazzi che crescono, molti altri sono rivolti in realtà a noi che non capiamo la loro crescita. A questo punto direi che bene, bene. A questo punto direi,
se vuoi puoi iniziare a prepararti. Io nel frattempo do tempo. E c'è qualche altra dote nel frattempo di Ilenia. Ilenia, oltre che scrive, ama disegnare, come tanti ragazzi, ama la musica. E quindi abbiamo pensato di fare anche qui un piccolo stacco, così da interrompere le chiacchiere, che poi si rischia di diventare monotoni, perché forse si vorrebbe sentire più l'autrice. E ci suonerà, forse abbiamo sotto un altro aspetto, esatto, e suonerà un brano. Appena pronta mi dici, così io stacco. Pronta? Sì, sì. A voi. Dopo questo brevissimo stacco, dicevo, torniamo un attimino a Now, ma lo voglio fare questa volta facendo qualche domanda direttamente a Ilenia. Mi chiedi, guarda, sempre storto, perché faccio sempre le cose a sorpresa. La prima, perché abbiamo detto, lo stile si modifica, si cresce. Cambieresti qualcosa se lo dovessi scriverlo oggi, 3 anni dopo? Io non cambierei niente, anche perché sono assolutamente sicura del fatto che magari cambiandolo non potrei dare le stesse emozioni che sto dando adesso. Magari col tempo si migliora, si peggiora, però io penso che non saremmo gli stessi se dovessimo cambiare ciò che siamo stati. Si cresce perché magari nel passato abbiamo sbagliato, però sappiamo che in futuro non sbaglieremo. Se noi dovessimo cambiare ciò che abbiamo sbagliato in passato, sono abbastanza sicura, nonostante 16 anni, che sbaglieremo in futuro. Non sbaglio adesso, sbaglierò dopo.
perché siamo comunque esseri umani, quindi nessuno è perfetto, non esiste una persona, un prototipo che non sbaglia in bene, nel bene e nel male ovviamente, quindi no, non lo cambierei affatto. Lascerei ogni cosa che c'è in questo libro scritto per come l'ho scritto. Perfetto, almeno dal mio punto di vista perfetto così, sì, sì. Avere le idee chiare e poter ammettere che si sbaglia, perché questo è un altro dei problemi della nostra epoca. Facciamoci caso, nessuno di noi ha mai sbagliato, nessuno di noi è responsabile di nulla, va tutto allo sfascio, non si capisce per colpa di chi, perché nessuno vuol prendersi le responsabilità. Nessuno ha coraggio. Nessuno ha coraggio, esatto. Perché poi ci vuole la bravura per fare le cose giuste, è vero, ma ci vuole anche il coraggio di ammettere gli errori. Nau è un racconto un po' fantastico e molto reale. Per intenderci, nella prima prefazione, non quella della prossima edizione, il cui presente Salvo Barbagallo faceva riferimento ai primi film di fantascienza degli anni, che erano 40, 50? 50. Era fantasia, fantasia pura. Impossibile pensare che l'uomo potesse andare sui pianeti, potesse toccare la luna. Oggi l'uomo un attimino manda, dice, vediamo cosa possiamo andare a devastare su Marte, visto che non ci basta più quello che abbiamo devastato qui, ma ci va. E allora fantasia? A volte sì, a volte no. Non è neanche premonizione, chiaramente, è semplicemente un modo di vedere, perché quando ci si abitua a fare soltanto quello che tutti sappiamo che si può fare, si va a catena di montaggio, ma non si crea mai nulla di nuovo. Quando si ha la fantasia, la follia di andare oltre, probabilmente si crea, gira una frase, insomma, spesso si dice che qualcosa non si può fare fino a quando non arriva uno che non l'ha sentito dire e la fa. E quello poi la fantasia delle volte, in tutti i campi. E credo che potremmo anche passare eventualmente, se ci sono degli interventi, delle domande, se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Io nel frattempo magari dico a proposito di Nau, ancora, non pensiamo che sia soltanto un lavoro, questo già l'abbiamo detto all'inizio, non è soltanto un lavoro fatto da una persona giovanissima per una precisa fascia d'età, assolutamente no, non lo è, come non lo è nessun lavoro fondamentalmente. Tutto quello che trasmette dei messaggi è qualcosa che va trasmesso in qualche maniera agli altri e che insegna qualcosa dell'esperienza. Cioè, quando si scrive un libro come quando si scrive un articolo, quello che hai scritto non è più tuo, lo hai dato, è finito lì. Il libro resta scritto per la persona, ma a quel punto è patrimonio degli altri, è proprio il patrimonio di chi vorrà leggerlo, di chi vorrà disattenderlo eventualmente, è qualcosa che rimane. La persona nel frattempo si evolve, cresce. I ragazzi, qui non parlo più di Elenia, hanno bisogno che
li si stimoli a crescere con determinati strumenti che non possono essere imposti però da noi, possono essere suggeriti, come quell'amica ha suggerito Wattpad a Ilenia. E qui mi permetto di fare un altro inciso: spesso abbiamo il vizio di demonizzare il progresso, la tecnologia, i social. Usati male, certo, ma in realtà tutto è strumento. Ricordo sempre che la prima scoperta che fece l'uomo, da quello che risulta a noi, è stato il fuoco, ottimo strumento per riscaldarsi, per cucinare, per difendersi. Qualcun altro poi ha scoperto che era ottimo strumento anche per attaccare, ma quello poi purtroppo deriva dalla mentalità. Forse anche dal modo di ragionare, perché credo che gli animali invece non sfruttino gli strumenti, anche se poi non è del tutto vero. Io un gatto piuttosto perfido l'ho avuto, che quando si studiava le cose poi le combinava gli altri. Ecco, chiederei un'altra cosa a Ilenia, anzi no, non a Ilenia, a Salvo. Che è impreparato. Questa è una scenetta divertente. Generalmente poi ti tocca sempre una mala parola all'orecchio, che in questo caso non potrà fare perché ha proprio i testimoni davanti. Se quando ho proposto la valutazione di Now, fra l'altro particolare, Ilenia ancora non credeva che sarebbe diventato un libro, come vi ha raccontato, però a un certo punto lei, il titolo originario di Now non era Now. Il titolo originario era L'anima del peccato, ricordo bene? L'anima del peccato. Lei non sapeva che stavamo andando in stampa, meno male. Mi telefona a un certo punto, no, mi manda un messaggio, mi pare. A Gigi ho pensato un altro titolo. Quale? Now. Vabbè, Now e poi? Now e basta. Come Now e basta? Now. A quel punto è così, a quel punto prendo il telefono, chiamo. Scusami, ma come Now e basta? Tre parole, tre lettere, così poco. Now, adesso, oggi, ora, dice tutto. Ok, hai ragione. Lei non sapeva che in realtà il giorno dopo avremmo consegnato alla tipografia, ma non lo sapeva proprio. Ecco, e quindi in questo caso, anche in questo caso, in quella dedica, è come se ci fosse veramente una dedica, no, perché avesse telefonato, l'avesse detto, il giorno dopo. 48 ore dopo. Arrivederci, era l'anima del peccato. A Salvo chiedo, questa è una domanda che non gli ho mai fatto, comunque è facile, sarei preparato, ma se io avessi detto chi era l'autrice e qual era l'età, sarebbe cambiato qualcosa nella valutazione prima, cioè prima di leggerlo? Sicuramente sì, probabilmente non l'avrei neanche letto. Prima la sincerità. Sicuramente, ma non per qualche cosa, ho cercato di spiegarlo anche nella prefazione della prossima edizione, no? Questo è un libro che va letto e riletto, a mio avviso, eh? Non è un libro né per ragazze né per adulte, è un libro dove si esprimono delle cose, chiamiamole cose, tra virgolette. Queste cose possono essere sentimenti, emozioni, eccetera. Bene, Ilenia ha trasmesso qualche cosa, a qualcuno può dire una cosa, a qualcun altro può dire un'altra cosa, completamente diversa e magari opposta. Quello che io
ho cercato di dire nella prossima prefazione, è un discorso che è basato sulla fantasia, cioè guai a non avere fantasia, guai. Parliamo dei nonni, io ho un nipote di 11 anni e sembrerà strano, ha fatto un tema che io non ho letto ma mi ha raccontato, che è su questa lunghezza d'onda, a 11 anni, non studia, non per niente, è un bambino che ha 11 anni, fantasia. Ed è questa fantasia che ci potrà salvare tutti, non l'immaginazione, stiamo attenti, l'immaginazione, almeno per come è stata intesa negli anni, che tutti noi più anziani conosciamo, non ha portato nulla di buono, e i risultati li stiamo piangendo ora. Guai a perdere la fantasia, guai, con la fantasia. Nella fantasia c'entrano i sentimenti, le emozioni, tutto c'entra, guai a perderla. E quando io sento suonare i legni, è fantasia ed emozioni, sentimenti, e mi piacerebbe risentirla ora, prima che chiudiamo. Mi piacerebbe, ho detto. Ormai ha detto sì. Benissimo, ecco, cioè spesso si è prevenuti, spesso non si prendono sul serio ciò che si vive in una certa età, e la responsabilità è di chi è più anziano, mai degli altri. Mi hai fatto parlare. No, io posso parlare solo io, poi sembra che voglia fare, no, a questo punto invece una a Ilenia chiediamo realmente una cosa. Abbiamo parlato di realtà, di fantasia, nel frattempo ovviamente in 3 anni si matura di più, la scuola è cambiata, cambiata nel senso che dalle medie siamo al liceo classico, poi qualcun altro l'ha cambiata anche per altri motivi, ma non ne voglio fare qua un fatto politico, non sarebbe il caso. Ci si scontra e si incontra la realtà. Noi ci siamo sempre chiesti, come Istituto per la Cultura Siciliana, e ci piacerebbe anche fare un lavoro nelle scuole, cosa pensano di questa realtà, anche di questa realtà siciliana, tutti questi ragazzi nati nel terzo millennio, cioè dall'anno 2000 in poi. Avevamo anche un progetto che volevamo portare nelle scuole, che non lo so, sarò cattivo, forse per il fatto che era gratuito non sarà piaciuto, lo dico, scusate. Però la nostra domanda è, proprio perché se vogliamo venire incontro vogliamo anche capire. Allora, qui abbiamo comunque una ragazza che è nata nel 2002, quindi nel terzo millennio. Cosa pensa della realtà che sta incontrando, non solo a scuola, anche la realtà degli amici e di quello che si sente anche da fuori? È una domanda che va un po' fuori dal libro, ma probabilmente servirà anche a capire il pensiero stesso del libro. Prima di passare il microfono aggiungo anche perché dico questa cosa. Io delle volte sono iscritto a vari gruppi di lettura, eccetera, e sento sempre, mi piacerebbe leggere quell'X autore, anche famoso, eccetera, da quale opera mi conviene partire? Non lo so, io ho sempre avuto l'idea che se voglio leggere semplicemente un libro, leggo semplicemente un libro, se voglio approfondire l'autore,
sarò banale, ma mi piacerebbe approfondirlo nella cronologia delle opere, cioè non voglio partire dall'ultimo per poi vedere cosa ha scritto 30 anni prima, voglio partire dal primo per vedere come si è evoluto il pensiero. Ma questa poi è una cosa mia. Quindi la domanda che pongo a Elenia, che poniamo a Elenia, è questa: cosa pensa Elenia e cosa crede, in base all'esperienza con i suoi compagni, amici, eccetera, che pensano i suoi compagni, i suoi amici, della realtà che stanno incontrando ed eventualmente di quale supporto ritengono che possano aver bisogno? Perché si dice sempre: non ho bisogno, tanto sono cresciuto. Lo dice anche nel libro. Poi in realtà non è vero, però semplicemente non vuole più chiesto cosa vuole che si capisca, e là già poi diventa più difficile. Allora, intanto la domanda penso non da lettore o da lettrice, ma da autrice. Posso dire con fermezza che questa domanda, la risposta a questa domanda nel libro c'è, però lo dico da autrice, non da lettrice. Allora, io parlando a nome dei giovani, o almeno di quelli che posso conoscere, che conosco le loro idee, oserei dire che non ci sentiamo abbastanza capiti, ma perché non perché siamo noi che magari non ci facciamo conoscere bene da poter essere capiti, magari perché, non so, perché siamo di un'era diversa, abbiamo magari valori completamente diversi, pensiamo in maniera diversa, anche perché ovviamente le nuove tecnologie e tutto il resto è ovviamente cambiato, quindi magari sarà anche per questo. Però posso dire con fermezza che noi giovani non delusi, ma siamo quasi tristi del fatto che forse non ci sappiamo esprimere, oppure non lo so, a volte capita che magari le colpe le prendiamo noi per qualcosa che poi di colpa non abbiamo. Quindi penso che almeno il 50% dei giovani sia di questa idea, ovvero che siamo un po' tristi sul fatto che non, quasi solo tra di noi ci sappiamo comprendere. E quindi avremo bisogno forse, non lo so, di qualcuno che ci dica: vieni qua, ti do un abbraccio anche se so che magari non lo vuoi, oppure non lo so, qualcuno che ci aiuti ad andare avanti, di qualcuno che ci tenga la mano quando cadiamo e ci dica: ti aiuto a rialzarti. Penso che abbiamo bisogno di queste figure più che altro. Scusa, ma non credi che questo problema sia comunque un problema non solo dei giovani di oggi, ma anche dei giovani di ieri? Anche noi che siamo stati giovani ieri ci sentivamo incompresi per certi versi, cioè gli adulti ci sembravano un mondo a parte, che non capivano niente poi alla fine di quelle che erano le nostre reali esigenze. Quindi non è una cosa di oggi, penso che è una cosa che in tutte le generazioni si sia presentata, cioè che a un certo punto uno, il giovane, per crescere si deve in qualche modo opporre a ciò che è di vecchio e attorno a sé, e quindi è logico, è una cosa normale, purtroppo. Vabbè, è normale, però lo scontro generazionale, quello è. Possiamo aggiungere una cosa, però io aggiungerei, sì, quanto ha detto lei. Cioè è giusto quello, ma se non ci sarebbe progresso se non ci fosse superamento, dialettica, eccetera. Sa qual è il problema di oggi? Il problema è che hanno una crisi la persona grande, è al contrario. Cioè è in crisi la generazione passata, chiamiamola, quella che ha dato a lei e agli altri ragazzi la vita. Perché sono principi, sono, come vorrei dire, non ci sono, cioè noi siamo noi, io sono già nonna, quindi manco questo, pensa quanta distanza c'è tra me e voi, però dico che non abbiamo ancora, o non hanno, delle solide
proposte da fare a voi, cioè siamo noi molto indecisi, siamo noi che abbiamo perso, perché guardate che chiamiamolo progresso, l'evoluzione è stata enorme, 20 anni, 30 anni sono 2 secoli, non 20 anni, e anche noi siamo disorientati su, su quello che possiamo dare e concedere agli altri, se noi non abbiamo certezze. Ecco, la mamma che cosa fa oggi, o il papà, cose che non faceva mio padre o mia madre, magari se ne va dal professore, lo bastona perché gli ha dato 2 o 3 in una materia. Sto portando questo esempio perché da insegnante è una cosa vergognosa, questo mi fa capire che cos'è il mondo di oggi da parte degli adulti, non dei giovani. I giovani subiscono questa conseguenza sicuramente, cioè quella di trovarsi in contrasto con il genitore, con la persona più grande, non trovare, come dire, un mito. Mi pare che lei ha parlato di un mito, ha detto qualcosa o no, mi pare. E poi vorrei chiedere un'altra mia curiosità, lei ha fatto, ma io non l'ho seguita molto bene, scusate se sto prendendo la parola, però un momentino, se no sto qua proprio, tra fantasia e immaginazione. Lei ha chiarito, la fantasia non è l'immaginazione, certo che non lo è, certo che non lo è, però la fantasia è la molla dell'immaginazione, cioè immagino, in un certo qual modo sì, caro dottore, a me sembra così, perché con la fantasia io supero determinati limiti. Con l'immaginazione poi cerco di dare delle concretezze, ecco, io direi al contrario, ma non l'ho capito io, quindi sono io in difetto, non è lei. Il discorso ci porterebbe molto. No, 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 ma niente, non è essenziale, è una mia, modo di pensare. Ecco. Non a caso io, in questa perfezione che probabilmente muterò, cambierò, eccetera, ho citato un mito che era già vero, che parlava del mito. E purtroppo però quella canzone magnifica, per me stupenda, io non conosco l'inglese. Quando ho letto la traduzione dico, ma che cosa mi è piaciuto? Sentirmi dire, ce l'ho fatta, l'ho trascritta. Immagina che non ci sia nessun paradiso, nessun inferno sotto di noi. Sopra di noi solo il cielo. Immagina che non c'è nessuna religione. E questo è il mondo che volevamo nel 68. No. Allora ci subentra un problema di grande ignoranza. Ed è l'ignoranza, ovviamente, che ci porta purtroppo a mantenere le distanze. È vero, le responsabilità sono nostre verso i giovani. Noi pretendiamo dai giovani quello che noi stessi non abbiamo dato ai nostri genitori. Dottore Cantarella dice che ha 82 anni, io sono lì. Io oggi alla mia età posso avere rimorsi e rimpianti contemporaneamente, perché con l'esperienza di oggi direi la mia gioventù, la mia adolescenza forse l'avrei vissuta in un altro modo, ma quella distanza tra generazioni che non si colmerà purtroppo mai, ci sarà sempre, resta. Ed è questo distacco. E allora la fantasia può salvare, non l'immaginazione. Io pretendo un mondo dove non ci sia il paradiso, dove non ci sia l'inferno, eccetera, finiamola. Non c'è più religione, ma non c'è più religione, ma insomma, io ho un parente molto vicino che mi dice io non credo più in niente, le ideologie sono finite. E allora guardiamo con un altro occhio il mondo dei giovani e cerchiamo di apprendere a loro con umiltà. Quello che ci manca sicuramente è umiltà.
questo ci manca, siamo arroganti perché siamo anziani, siamo vecchi, eccetera, eccetera. No, cerchiamo di guardare il mondo dei giovani con un'altra ottica, se ci riusciamo. Purtroppo è difficile. Scusate la parentesi. Irene, io preferirei sentire la tua musica. No, un attimo, perché ci sono alcuni interventi, però. Preferirei sentire. Intanto c'era e poi subito sì. Dopo. Si è toccato un argomento che ritengo sia estremamente importante ed attuale. Problemi di comunicazione tra generazioni. E in questo momento, te lo dico con profonda tristezza perché sono coinvolto, non esiste. Noi non capiamo, le nostre generazioni non capiscono la successiva o quella addirittura, perché io ho figli e nipoti e quindi ho rapporti con altre due generazioni, mentre è vero che il complesso, come ha detto la professoressa Buccione, è sempre esistito. E se noi andiamo al passato, a 2500 anni fa, al complesso d'Edipo, che per me non è quello che ha raccontato praticamente Freud, ma è il conflitto tra padre e figlio, non è, quello è stato un accidente che è capitato, il rapporto tra il figlio e la madre, ma il problema era tra padre e figlio, perché il padre, sapendo, avendogli detto l'oracolo che il figlio l'avrebbe spodestato, lo voleva fare ammazzare, e non, cioè è il conflitto tra generazioni. Però io vi devo dire una cosa, io questo conflitto quando ero ragazzo non l'ho vissuto. Io ritengo di essere una persona estremamente fortunata, lo dico sempre. Io nella mia vita sono stato molto fortunato, perché il rapporto con mio padre e mia madre era bellissimo. Con mio padre pensavamo una cosa, pensavamo la stessa cosa, e poi a un certo punto uno la tirava fuori e l'altro rispondeva. Ma io l'ho avuto con i miei zii. Quello che uno zio mio, e lo raccontava la professoressa in macchina mentre venivamo, che era stato chiamato dall'Università di Catania a fare il professore di geologia, e suo padre gli ha fatto lasciare il posto perché un nobile, come era, non poteva vivere di stipendio. Parlo degli anni 30, e per dire il nome era il professore Carmelo Vagnasinti di posto. Va bene. E quello che mi ha insegnato mio zio, passeggiavamo a torre, a mare, mi spiegava le maree, mi spiegava le fasi lunari, mi spiegava tutto. Io domandavo continuamente, che quando io sono arrivato al liceo e ho cominciato ad aprire il libro di chimica e di fisica, dicevo, ma questo lo so, gli davo pagina, questo lo so, quest'altro lo so, e poi andavo là e il professore mi dava 7, quindi praticamente io spaziavo ma non solo con questo zio, con gli altri zii. Tempo di guerra, a Cereale sotto i bombardamenti, mio zio, il piccolo dei fratelli di mio padre, usciva, lui 18enne, io 7enne, 6enne, mi portava, saltavamo il muro della villa Belvedere di Cereale, perché tutta la ringhiera era stata tagliata per fare i cannoni. Praticamente lui mi pigliava in braccio e mi portava di là, ma io uscivo con lui e stavo con lui. Con un altro zio, il fratello di mio padre, parlavamo di ragazze. Una volta mi incontro in Vietnam con una ragazza, lui mi passò al fianco, mi sfiorò, ma come se non mi conoscesse. Dopo, quando mi vede, mi fa, mi dice, Kida non è cosa pettina. Io ci rispondevo, usaccio, va bene, e finisce il discorso. Ma noi parlavamo di, cioè, io ho avuto questa fortuna e mi sforzo, ed ecco perché mi sono permesso, cara Ilenia, di chiamarti nipote adottiva, perché a me mi piace parlare con voi altri giovani, cerco di farlo con i miei nipoti. Una volta mia moglie era presente, ora ha 9 anni mia figlia, ma allora ne aveva 6.
eravamo a mare, lei su un materasso e io a mare, e inventavamo una favola, un pezzo lei e un pezzo io, un pezzo lei e un pezzo io, tanto che da terra ci facevano segnali, e questo, ma che fu, che è successo? Dice, fagli bagnare la testa, per quanto eravamo stati là a inventare la favola. Peccato. Peccato che non c'era Mare Nostrum, perché a questo punto potevamo fare un libro di favole, cioè arrivavamo in ritardo. Ma guarda che questa mia nipote, che c'ha il suo nome, poi c'ha una fantasia. È così, insomma. Poi dico, oggi qui abbiamo presente e probabilmente mi picchierà ora per quello che sto dicendo, ma se parliamo di giovani, qui è presente un'altra giovanissima, un po' meno giovane di Ilenia, che oggi, ieri mi ha mandato un pezzo, l'ho pubblicato sul giornale invece, che visto così è semplicemente caro Babbo Natale, quindi la classica letterina di Natale. Di principi, di valori ce ne sono tantissimi, e io ne approfitto per ringraziarla anche qui, Monica Romano, per quello che ha scritto in questo articolo, in questo caso parliamo di articolo, ma anche in altri articoli, è molto brava, e come lei ce ne sono tanti i ragazzi. Ripeto, come già abbiamo detto più volte questa sera, uso una parola grossa, l'arroganza di pensare che gli adulti possano, debbano solo insegnare ai giovani, poi come ha detto giustamente la professoressa, in realtà c'è proprio una crisi proprio del mondo adulto che di fatto non sa insegnare e paradossalmente non vuole nemmeno almeno provare ad imparare dai giovani, perché si può anche imparare al contrario. Ecco, ma in realtà ci sarebbe tanto. C'era un altro intervento, un attimino. Sì, io vorrei fare un intervento intanto a proposito di Imagine, perché pur non conoscendo il testo nei particolari, dal mio ostico, quale mi ritengo, penso che quando lei non fa riferimento all'ipotesi che in un mondo ideale non ci fosse nessuna religione, probabilmente considera la religione come sovrastruttura e quindi come pretesto per poter lottare, avere delle guerre, eccetera, eccetera. Per cui lui ritiene che non essendoci le religioni non ci sarebbero queste guerre, perlomeno ecco quelle di religione. Eh sì, cosa che in questo momento in cui appunto c'è tutto il discorso di questa contrapposizione vera, presunta, non si sa, con la religione islamica, potrebbe essere vero. Sì, quindi certo. non è un discorso in questo senso è sicuramente vero, ma è il fatto che non ci sia religione come momento di contrapposizione, certo, ma è l'uso distorto che fa l'uomo, così col discorso che non ci siano nazioni nel senso di stati, probabilmente non nazioni, certo. Ma stati, certo. Ecco. Poi un'altra cosa volevo chiedere, ma il nome Ilenia da dove viene, come è stato scelto? E forse di origine greca, russa, perché inizia con l'Y? No, è sempre un nome che mi è sempre piaciuto, poi un po' per deformazione professionale, perché magari insegno anche inglese, quindi mi è piaciuto entrambe le figlie, Jessica e Ilenia, mettere la prima lettera con una lettera in inglese, ecco, straniera, semplicemente questo. Poi in fondo dico che un nome non si sceglie mai per caso, come ho detto sempre poco fa, parlavo nulla per caso. In fondo ha un significato che l'altra volta nella presentazione precedente il dottor Barbagallo ha evidenziato e che mi fa ricordare, perché è bellissimo effettivamente il significato del nome Ilenia, avevate definito voi l'altra volta. Sì, che era forza, era... Ci vedremo il video. No, che porta luce.
Ilenia però ecco ci batte anche nella memoria chiaramente, perché noi avevamo fatto l'esegesi, ma dopo l'abbiamo dimenticato dal 18 novembre 2017, pur ricordando ovviamente il concetto. Certo. Allora, da tutto quello che hai messo, tu hai scritto un romanzo in cui porti avanti la voce dei giovani, dei tuoi coetanei. Tu hai scritto questo romanzo per quindi parlare dei vostri disagi, quindi come atto di denuncia, oppure per creare un collegamento, un ponte tra la vostra generazione e la generazione dei vostri genitori, dei vostri nonni, comunque, quindi visto che sentite come un peso enorme questo vostro divario tra la vostra generazione e la nostra? Allora, io parto dal presupposto che il libro, in realtà non era un libro, come ho detto prima, l'avevo scritto per me, diciamo, perché mi andava di scrivere, di essere proprio di esprimere le mie emozioni, ciò che pensavo, e l'ho scritto. Inconsapevolmente è venuto fuori, diciamo, questo aspetto quasi psicologico, se possiamo così chiamarlo, ovvero il fatto che la protagonista stessa aveva dei disagi, come magari potete leggere in seguito, col padre e anche un po' con i suoi amici, quindi diciamo forse il mio subconscio ha scritto queste cose rispecchiando ciò che magari vivevo io, ciò che vivevano le mie amiche, i miei amici, i miei compagni, quindi più che altro io lo vedo, mi piace vederlo come una sorta di avvertimento, come un cartello con scritto avviso, quindi non lo so, mi piace pensare quando è stato infatti Luigi che ha detto, io ho chiesto Elenia, ti mostro il target di lettore, e lei mi ha detto 34-35 anni, perché io con questo libro volevo farla leggere proprio a queste persone un po' più grandi, no? Più grandi di me, proprio per far capire magari le differenze che c'erano tra loro e noi, perché io posso dire che anche a differenza di 20 anni si vedono. Io magari ragazzi di 16 anni vedo differenze anche, non voglio dire con 50 anni, 45, ma proprio 10-15 anni più grandi di noi. Certo. Quindi vuoi creare una sorta di... Sì, è un collegamento, un ponte, ecco, chiamiamolo così. Che volevo creare tra noi e loro, più per aiutare appunto a farci capire, a farci comprendere di più. Grazie. Quindi, come dire, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Lei ha provato dalla sua età a dire vi parlo io. Sì, volevo fare una domanda a Irene. Ovviamente la tua classe, la scuola, ha saputo di questo tuo libro e di questa tua pubblicazione. Ce ne puoi parlare come è stata presa in classe e a scuola, sia dagli studenti che dagli insegnanti? Allora, brevemente, perché c'è anche qualche altra domanda, credo, quindi se no... In maniera breve, i miei compagni sono stati ovviamente contentissimi, perché comunque non si aspettavano ovviamente che io da ragazzi di 16 anni ovviamente potessi pubblicare un libro, io ero a scuola e dire comunque a novembre c'è la mia presentazione. Ovviamente i professori sono stati felicissimi e orgogliosissimi, ovviamente come penso si sentirebbe ogni professore. Addirittura ho avuto l'onore, tra virgolette, di sentir dire da un mio amico, sai, grazie a quello comunque che hai fatto, mi hai spinto più che altro a scrivere anche qualche cosa su WhatsApp, così, giusto per vedere che cosa succede, e comunque per quello che ho visto sta andando avanti molto bene su WhatsApp, quindi sono stata anche orgogliosa di questo, perché ho capito comunque che con quello che ho fatto nel mio piccolo, comunque c'è stato qualcuno che ha voluto seguire la scia, per così dire. Che non era magari della scrittura, poteva essere anche della musica, della letteratura, di qualcos'altro. E gli insegnanti? Gli insegnanti sono stati ovviamente orgogliosissimi, comunque mi hanno detto bravissimo, sono ovviamente orgogliosa di te per quello che sei riuscita a fare, e nel piccolo comunque anche loro, devo dire, mi hanno aiutato ovviamente con il libro, soprattutto dalle scuole elementari, mi hanno aiutato moltissimo i maestri delle scuole elementari, i maestri delle scuole medie, i professori delle scuole medie ovviamente. Perché devo dire che in questo libro ovviamente c'è anche il loro zampino, per così dire. È ovvio. Sebastiano. Allora, io sono un genitore di una ragazza un po' più piccola di te.
e praticamente mi rendo conto che questi problemi nascono dal fatto che noi genitori spesso non ci vogliamo mettere in discussione, quindi diciamo io sono grande, tu sei piccola, non capisci, ed è sbagliato, anche perché i ragazzi, i giovani sono molto più chiari, sono molto più aperti, hanno ancora una mentalità aperta e vedono le cose che noi non vogliamo vedere, quindi diciamo che voi non avete ragione, sbagliate e così via. Siamo noi il problema, che non ci mettiamo in discussione abbastanza, e questo poi è importante che voi invece non impariate da noi, vi mettete in discussione, non... e poi soprattutto anche il discorso degli errori, diciamo abbiamo sbagliato, gli errori sono importanti per imparare a migliorare, facciamo gli errori, facciamone tesoro, in ogni caso noi da questo errore, se siamo furbi, impariamo una lezione. Quindi io infatti con mia figlia quello che mi metto alla pari non, e ascolto e dialoghiamo in maniera molto chiara e schietta, e lei diciamo è molto più aperta e non ha quelle paure. Altra cosa, a mia figlia, siccome mia figlia non la potrò seguire a vita, le insegno a camminare sulle sue gambe, e se cade deve, io le spiego come rialzarsi, non devo essere io che la tiro, ogni volta lei avrà bisogno di me, cioè dobbiamo essere noi, forse dobbiamo cambiare questo atteggiamento. E magari in passato era più difficile, ora cominciamo un po' a rivedere le cose, anche perché in base ai nostri errori e le nostre visioni chiuse stiamo arrivando da una parte. Quindi magari è il caso che ascoltiamo più i ragazzi e cambiamo direzione, perché la direzione non è delle migliori. Ma è giusto così, infatti io comunque sono della filosofia che nei rapporti, possono essere rapporti di amicizia, rapporti magari con gli insegnanti o anche con i genitori, la corda non si tira solo da un lato, si tira anche dall'altro. Quindi magari io magari a volte posso peccare di superbia, però ovviamente come magari sbagliano i genitori, come diceva lei, non mettendosi in discussione, anche noi a volte sbagliamo chiudendoci invece, perché molte volte capita che noi ragazzi magari ci chiudiamo, non abbiamo voglia di parlare e quindi magari ci chiudiamo nella nostra stanza. Appunto per quello che riguardava, che diceva lei sul fatto di rialzarsi, io mi ha fatto venire in mente un episodio in cui io avevo 7-8 anni e non vivevo neanche a Caltanissetta, vivevo a Mondedoro prima, e mi ricordo mio padre mi stava insegnando a andare in bicicletta senza rotelle, paurissimo, perché io ho sempre avuto paura di cadere, paura delle altezze, sempre. Allora la prima volta che devo andare in bicicletta senza rotelle, vabbè, proviamo. Mi ricordo mio padre aveva iniziato a camminare, fin quando a un certo punto, ovviamente la prima volta è sempre così, almeno per me, sono caduta, sono andata a finire sopra delle piante grasse, quindi tutta proprio graffiata. Mi ricordo mia madre era fuori alla finestra tutta preoccupata, mio padre, mi ricordo, è venuto da me, mi ha preso, mi ha proprio alzato, mi ricordo questa scena in cui lui mi ha alzato, mi ha detto ora andiamo a casa che ci penso io. Proprio questa scena è rimasta impressa. E penso sia la scena emblema, diciamo, che tutti i genitori dovrebbero seguire. Non dico magari proprio la bicicletta quando cadi, però la metafora è quella, diciamo, la metafora della vita. Perfetto, credo, mi pare non ci siano altri interventi. A questo punto andrei a chiudere chiedendo a Ilenia un altro brano. Facciamo... Canticchiando qualcosa se venga. Sì, sto pensando al brano. Qualcosa. Io spero che al di là della presentazione del libro, che potrà piacere, non potrà piacere, si può decidere di comprare o non comprare alla fine dell'evento, non è quello, ma che questo possa servire sia a chi è genitore, sia comunque a tutti noi, perché tutti abbiamo a che fare con i ragazzi, a vedere che può esserci anche un approccio, qualcuno ci taglia la strada, ci sono due approcci, uno tipico catanese ecco, che poi generalmente porta una rissa, e l'altro tipo la prossima volta stai attento, sì, mi scusi, ha ragione, vabbè, questo perfetto, molto improbabile, onestamente non mi pare possibile, però è un approccio possibile, sarebbe forse esiste. C'è stata stamattina una che mi ha tagliato la strada, io gli ho suonato e lei ha chiesto
scusa, io ci sono. Ah, no, ma me quelli che tagliano la strada a mio marito poi lo prendono pure a male parole. Sì, no, non dicevo che l'altro non esiste, anzi è molto più frequente. È molto però, più frequente, no, ma c'è no, anche c'è l'altro anche quello, approccio. Perfetto. Pronta? Via. Gli ultimi 30 secondi promesso, innanzitutto ringrazio Ilenia e con Ilenia ringrazio i suoi genitori, ringrazio la nonna che non è potuta venire perché troppe scale, bisogna ammetterlo purtroppo, e in qualche maniera ringrazio suo nonno che forse l'ha ispirata. Ringrazio Salvo che comunque ha creduto in questa cosa, come ringrazio Enzo Cantarella e ringrazio tutti voi, e per una volta faccio una piccola deviazione, solitamente non succede mai nella chiusura, come Ilenia ha dedicato il libro, vi rileggo la dedica. Ilenia scrisse a mio nonno, il quale mi ha sempre sostenuto, spero ti piaccia Ilenia, vi chiedo di perdonare le eventuali imperfezioni questa sera, vi chiedo scusa, faccio una piccola dedica anch'io a mio padre e a mio zio, che anche loro sono insieme al nonno di Ilenia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.